Sangue, sangue, sangue e ancora sangue sulle strade dell'isola d'Ischia. Dopo la tragica morte del maresciallo dell'esercito Clemente Buono, avvenuta venerdì scorso 18 maggio a seguito del drammatico incidente registratosi nei giorni scorsi a Casamicciola Terme, in via Castiglione, strada negli ultimi anni già teatro di numerosissimi sinistri mortali, nel tardo pomeriggio di martedì, a poche centinaia di metri di distanza e precisamente a confine tra il comune di Casamicciola Terme e la Cameno, nei pressi dell'eliporto, come dimostrano le foto di Franco Trani, un nuovo funesto incidente stradale ha letteralmente sconvolto la quiete dell'Isola Verde. E siamo proprio sul tratto di strada della statale di Casamicciola Terme, dove si è verificato l'ultimo tragico incidente stradale. A perdere la vita è stato il dottor Renato Mastrogiovanni, medico napoletano ma ischitano d'adozione con importanti trascorsi sportivi, che era a bordo del suo scooter. La dinamica dell'incidente, che ha visto coinvolte più autovetture, è al vaglio degli inquirenti. Anche la strada dell'eliporto, così come via Castiglione, negli anni è stato tragico teatro di incidenti mortali e di sinistri clamorosamente rocamboleschi, che non sempre, per fortuna, si sono conclusi in tragedia, come quando qualche mese fa una Ford Fiesta con tre giovani a bordo, sfondando il parapetto, finì direttamente a mare dopo un volo di decine di metri. Tanto spavento e solo qualche graffio per i ragazzi a bordo dell'auto. Ma sull'isola d'Ischia, nelle ultime settimane, sono stati tanti, troppi gli incidenti stradali verificatisi e questo impone alle istituzioni preposte di mettere in essere tutte quelle iniziative che possano rendere da subito le nostre strade più sicure. Appelli che nel tempo abbiamo abbondantemente ma invano lanciato. Invano sì, perché sino a questo momento non sono stati raccolti da chi di dovere neppure a seguito dei drammatici incidenti che si sono continuati a registrare e nonostante il tanto sangue versato sulle nostre strade.